A tia, a qua appartiene? A tia, vieni qua. In lingua siciliana, tia avrebbe il valore di senti, ascolta. Con il costrutto a tia in Sicilia si chiamano le persone, in genere figli, nipoti, amici, gente, insomma, con cui si ha una certa confidenza. Il siculo evita i nomi e a volte è troppo lunghi per i suoi gusti e utilizza a tia, più breve, più conciso, più diretto e con una sola emissione vocale. In realtà con attia il siculo comprime una frase molto più complessa e articolata del tipo «Senti, dico a te, vieni qua!». Un caso anche questo di brevità assoluta dove il sottointeso risulta essere il vero protagonista come la penombra in un dipinto del Caravaggio. Non sentirete mai una mamma sicula richiamare il figlio per nome, soprattutto se questo si chiama Massimiliano. Attia, la finisci! Il risultato è eccellente, il bambino folgorato. Nel caso in cui ci si rivolga ad una persona anziana, la locuzione diventa avossia. Vi spiego il costrutto come si chiama. Sembrerebbe una domanda in attesa di un nome e di un cognome. Come si chiama? Peppi, Vanni, Turiddu, Nedda. Invece no. Nel parlar siculo, il come si chiama è il nome e il cognome. Ma come le veniva queste figurine? Risposta. Come si chiama? Per il siciliano non c'è da aggiungere altro. È quello il nome e il cognome del tizio che gli ha venduto i fichi d'India. E chi riceve la risposta, in genere, non si preoccupa neanche di sapere quale persona si celi dietro quel come si chiama, determinando così una netta complicità di intenti unica nella sua natura. Entrambi sanno. Possiamo affermare con convinzione che in tema di privacy il siculo ha anticipato i tempi. Il non detto, quindi, assume un ruolo primario perché dice tutto. Incredibile.